Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Sound Channel. In questo video andiamo a vedere come Cubase, in maniera molto semplice, ci permette di migliorare il timing di una nostra traccia di basso, di chitarra, di tastiera, ma anche di voce, di qualsiasi strumento che non ha un timing impeccabile e noi vogliamo migliorarlo. Clicchiamo con il pulsante sinistro del mouse sulla traccia, andiamo a cliccare su Audio Warp e clicchiamo Warp Libero. Andiamo ad ascoltare questa traccia di basso che abbiamo a disposizione. Facciamo finta che il bassista volesse suonare una nota ogni due quarti. Che cosa dobbiamo fare? Andiamo a zoomare e vediamo che la prima nota è perfettamente a tempo. Vogliamo che questa nota quindi rimanga fissa qui, a prescindere dalle modifiche che facciamo sulle note successive. Clicchiamo con il pulsante sinistro del mouse sull'inizio della nota e anche sulla fine. In questo modo si sono create, come vedete, due strisce arancioni che stanno a significare che questa nota rimarrà ferma a prescindere dalle modifiche, come vedete, che vado a fare dopo. Ora andiamo a mettere a tempo la nota successiva. Andiamo direttamente nella battuta dove doveva essere la nota e clicchiamo con il pulsante sinistro del mouse. Come vedete si è creata una striscia arancione. Non dobbiamo fare altro che andare nella parte alta, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, raggiungere l'attacco della nota, lasciare, e come vedete automaticamente la nota è stata messa a tempo. Faccio ascoltare. Ecco qua, la nota è perfettamente a tempo. Però ci siamo dimenticati, a differenza di prima, di mettere una striscia arancione dopo la nota. Quindi, di conseguenza, tutto ciò che stava dopo si è andato a spostare. Ma non è un problema. Perché? Facciamo la stessa cosa di prima. Clicchiamo con il pulsante sinistro del mouse. Andiamo qui in alto. Teniamo premuto. Raggiungiamo l'attacco della nota. E come vedete, questa nota è tornata ad essere perfettamente a tempo. Clicchiamo sulla parte finale della nota in modo tale che, a prescindere da quello che facciamo dopo, rimanga fermo e mettiamo a tempo anche l'ultima nota. Come sempre, cerchiamo la battuta dove deve essere la nota, andiamo in alto, teniamo premuto, raggiungiamo la nota ed eccola qua che è perfettamente a tempo. Ora, che cosa possiamo fare? Se queste note hanno una durata troppo lunga, queste strisce arancioni ci permettono di fare lo stretch, ovvero teniamo premuto e come vedete la durata di questa nota è diminuita. Vi faccio innanzitutto ascoltare che tutte le note sono a tempo. Ora magari qualche nota dura troppo, è troppo lunga. Che cosa facciamo? Teniamo premuto il mouse sulla striscia arancione e accorciamo la durata della nota. Possiamo farlo su qualsiasi striscia arancione e come vedete adesso ogni nota dura due quarti. Ascoltiamo. Ed ecco qua, avevamo quattro note non tutte perfettamente a tempo, adesso l'esecuzione da un punto di vista di timing è perfetta. Ma andiamo a fare anche l'esempio in un caso un po' più difficile. Ascoltiamo. Ora, facciamo finta che la seconda nota è quella che deve essere nella battuta 6. Andiamo a vedere bene dove si trova l'attacco della nota. Da un punto di vista visivo, già immaginiamo che potrebbe essere questo qui. Ma per averne la certezza, anche da un punto di vista audio, che è molto importante, clicchiamo qui in alto su Riproduci. Certo che la nota che vogliamo è questo qui. E come prima, che cosa possiamo fare? Oltre alla tecnica che abbiamo visto prima, possiamo mettere proprio una striscia arancione qui sull'attacco della nota in questione e trascinarlo direttamente nella battuta 6. Stessa cosa se, come abbiamo fatto prima, vogliamo mettere meglio a tempo la nota precedente, facciamo così. Teniamo premuto il mouse, la spostiamo di qua.
Ascoltiamo. Come vedete, adesso le note sono perfettamente a tempo. Andiamo a fare la stessa cosa per le note successive. Nella battuta 7 vogliamo che questa nota sia nella battuta 7, la andiamo a cercare e lasciamo. Vogliamo magari che questa nota, che si trova prima di questa della battuta 7, duri di meno, duri solo un quarto, teniamo premuto e trasciniamo. Vogliamo che duri due quarti, teniamo premuto, la andiamo ad anticipare. Ascoltiamo. Ora, quindi questa tecnica, abbiamo detto, ci permette anche di strecciare, cioè prendere una nota e allungarla o diminuire la durata. Come sapete, quando si tratta di diminuire la durata di una nota, probabilmente non andiamo a rimetterci molto da un punto di vista di qualità audio, ma se invece andiamo ad allungarla di molto, un po' si sente. Mentre facciamola durare solo, facciamo durare pochissimo, come vedete ci si fa meno caso. Riascoltiamo quello che abbiamo fatto fino adesso. Ora continuiamo a fare così per tutta la traccia di basso, sapendo che ogni volta che vogliamo mettere una nota a tempo abbiamo due tecniche a disposizione. Sappiamo che possiamo prendere la nota direttamente e trascinarla sulla griglia, oppure cliccare direttamente sulla battuta in questione, andare in alto, trascinare fino all'attacco della nota, in questo modo che la nota venga messa automaticamente su quel punto della griglia. Per cancellare queste strisce arancioni non dobbiamo fare altro che premere il tasto Command. Comparirà il simbolo della gomma, clicchiamo e come vedete la striscia arancione è stata cancellata. Come l'ho cancellata, la nota è tornata sul punto dove si trovava precedentemente. Vi consiglio, cosa importante, come ho detto prima, ogni volta che mettete a tempo una nota, andate a mettere prima e dopo della nota una striscia arancione, in modo tale che tutte le modifiche che fate in quella nota non vada ad influenzare ciò che c'è prima e ciò che c'è dopo. Io vi ringrazio, spero che questo video sia utile, vi invito ad iscrivervi al canale e lasciarvi qui sotto delle domande in merito a questo argomento, perché l'aspetto timing quando andiamo ad ascoltare un brano è molto importante. Quindi avere questo strumento che in maniera molto veloce ci permette di mettere a tempo una traccia che non ha un timing perfetto, secondo me è molto importante. Vi ringrazio, al prossimo video, a presto!